quante emozioni fatte di canzoni. Ciao amici, ciao buongiorno, a tutti, buon ciao a tutti, buongiorno, buonasera. Ciao Paola, ormai sì. Siamo arrivati, come dire, il mercoledì è molto importante perché siamo è un giorno decisionale. Decisionale. Sì. A parte che ci sono tantissimi locali, appunto, che il mercoledì vanno fortissimo. Vero. Perché cioè, sono aperti e ci fanno tanto movimento e tanta gente. Sì. Allora, con chi partiamo oggi? Partiamo subito con la musica, bando alle ciance, perché la gente vuol ballare, si vuol divertire, è carnevale, insomma c'è Sanremo, c'è tante cose. È una musica, quella di oggi, olfattiva. Olfattiva. In che senso? Indizio, eh? Mm. La canzone che ascoltiamo si chiama Profumo e a presentarcela è William Monti. Bella, no? Questa olfattiva. Rimane il tuo profumo su di me. Proseguono i ritornelli con l'amico e grande artista poliedrico, questo grande artista che è Roberto Polisano, con la sua orchestra che ci fanno ascoltare Oasi. Oasi. Negli occhi nascondi miracci e poesie, i silenzi qui fanno rumore. Guardo laggiù, guardo lontano, oltre ogni ostacolo ti cercherò, per te ogni cosa farò. Oasi tu sei,
sei qui, io non ti lascio andare via. Andiamo a intervistare l'artista di oggi, quindi cari amici, per voi arriva l'intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. L'artista, con l'orchestra Marta Valente. Lo sai che Marta Valente, a parte Marta Valente, ma c'era una certa Caterina Valente, che era una grande cantante, tra l'altro era quella che portò in tutto il mondo negli anni 60, non so, una cosa così. Sì. Se, a proposito degli anni 60, se tu fossi nata in un'altra epoca, che epoca ti sarebbe piaciuto nascere? Col microfono a mano. Io dico che mi piace rimanere nella come epoca siamo. Che... Certo, infatti. Piace, quindi va bene. Così, mi va bene così. Ti va bene quest'epoca qua. Certo. Marco, invece, se tu fossi nato in un'altra epoca... Do retta al maestro, perché secondo me gli anni 60, dal punto di vista proprio di produzione musicale... Produzione musicale. Sono stati anni veramente molto, molto importanti, perché c'era in continuazione concorsi Canori, in continuazione... Sì. C'era una vendita di strumenti, mi ricordo, mi racconta perché io ero piccolo. Dal punto di vista musicale, gli anni 60 sono stati, diciamo così, forse i più... Gli anni creativi, sicuramente. Gli anni creativi, sì. e gli anni che come qualità e quantità sono stati i migliori. Poi, sì. Ciascuna epoca ovviamente alla sua musica. No, io mi riferivo più a un'epoca tipo, mi sarebbe piaciuto nascere all'epoca, che ne so, di Luigi XIV, oppure nel futuro. No, gli anni 60, insomma, bene o male, a grandi linee, anche se eravamo tutti piccolini, qualcuno non era ancora nato, però, però era è abbastanza recente, no? Tipo un'ora sola ti vorrei, e da così, e tutto il resto. Ma come nascita, ma anch'io sono d'accordo con Marta, accontentiamoci. Del presente. Dai. La canzone, ho chiesto a Marta qual è la canzone che, diciamo, durante le serate gli piace proprio cantare, quella canzone, perché gli dà soddisfazione. Invece è una canzone che, quella che ti dà a te più soddisfazione, è cantata o suonata con il sax o col clavier? No, è suonata con il sax, perché quindi, diciamo che... Forse sicuramente, allora è il concerto sì, di Aranguez. Può essere anche il concerto di Aranguez, ma quella che forse tocca le corde dell'anima è anche, sono anche i milioni di Arlecchino, il famoso valzer lento. Il di Arlecchino, bellissima. Di Drigo, suppongo. È una bella melodia. Non è che la eseguono in tanti, eh? No, è una canzone un po'. Diciamo che bravo, il concetto di Aranguez è più voglio dire, inflazionata. Sì, però, esatto. Sì, 10 sì, milioni sì. di Arlecchino è una canzone, è un brano che si presta. Lo fai con il sax? Con il contralto. Con il contralto. Sì, sax contralto. È bravo. Sono curioso, io vi ho ascoltato in una serata, due canzoni e basta, ma sarei curioso veramente di venirvi a ascoltare proprio in una serata intera. Come il nostro ho sentito pubblico, parlare, dovete ho andare ho da sentito Marta, parlare molto bene di voi, quindi questa è un'indicazione che do anche a tutti quelli che ci stanno accostando, che fanno parte delle organizzazioni di feste, locali da ballo, sì. eccetera, perché sicuramente è proprio il caso di andare ad ascoltare Marta Valente. Oggi l'ascoltiamo come però, l'ascoltiamo noi sì, adesso. In anima. Anima. Anima, dal profondo, Marta Valente. E in fondo agli occhi miei tu puoi capire che ti amo davvero. Dimmi che quello che sento non è un sogno mio, perché tu sogni con me. Anima, tu sei entrato in fondo fino all'anima. Un dolce tormento, solo noi, legati fino in fondo dentro l'anima. Lontani nel tempo, su di noi, il cielo è già sereno, e tu
te. Guardami dentro, nel buono in fondo, non c'è tormento, ora sei con me. Tu sei il mio sogno, la mia follia, e se è un sogno non svegliarmi più. Amore, sono qui vicino a te. Amore, sono qui vicino a te. Yeah! Grazie. I nostri inviati speciali ormai hanno preso la loro sempre lì. Comunque, quindi è inutile dire dove sono, tanto no, lo sappiamo già. Lo sa anche il pubblico da casa, ma sono bravissime e stanno avendo un grande successo. Allora, Cristiano Chesi e Mirko Malatesti, i miei inviati speciali. Fatti, 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 da domani, da domani. Ciao Luciano, collegata con la volta da Siena, con Mirko Malatesti che si è perso, però io ci sono qua e sono insieme a una nostra conoscenza che l'abbiamo già intervistata qualche giorno fa, si chiama? Martina, di dove sei te? Toscana sempre, di Massa Carrara. Ah, perché quelli che stanno a Massa Carrara sono toscani ma non parlano toscano, per cui si mimetizzano. Uno dice, chissà da dove viene questo qua, poi dice, no ma sono toscana, Massa Carrara famosa per? Per il marmo. Non so. Sculture? Sì, di marmo. Marmo, esatto. Marmo, cioè. Poi però so che fra Massa e Carrara c'è una differenza, o mi sbaglio? Sì, c'è una grande differenza, sono due piccole città, però due città distinte. Tu sei di Massa o di Carrara? Di Massa. Di Massa, ecco. So che c'è un po' una storia diversa fra massesi e carraresi, cioè, almeno così mi risulta che, no, insomma, tipo che i massesi si instaurarono lì nella zona grazie alla colonizzazione. I Malaspina, brava, vedi, eh? Io la sapevo a mezzo, lei me l'ha completata, bene, allora io saluto di Massa, ok? E niente, per cui ti dico grazie, e quindi io sono un altro toscano più a sud, quindi si sente un po' più che sono toscano di lei, mi fa piacere. Bene, grazie mille, oh, allora mi raccomando, tante cose ci si vede. Ciao Luciano, ciao Paola! Ciao Paola! Da domani. Arriva la Ose Band, l'amico Santi e l'amica Ornella che ci fanno ascoltare. Oggi ascoltiamo Ornella in una versione speciale di My Way, la versione originale di Claude François con D'habitude.
ricordi di ritornelli, ci avviciniamo sempre, come dire, alla fase finale del Festival di Sanremo. E allora con chi andiamo oggi? Andiamo con il 2012, che vide vincitrice Emma con Non è l'inferno. Il primo posto te la ricordi, Emma, anche lei reduce da Amici, che devo dire ha dato molta, molta spinta ai nuovi talenti. Emma ha partecipato a due Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto nel 2011 con Imodà, con la canzone Arriverà, e nel 2012 al primo posto con Non è l'inferno, appunto. Non è l'inferno è un brano che parla della difficile situazione economica e sociale italiana, a cui però il testo del brano guarda con ottimismo, con speranza. Il brano è entrato direttamente alla prima posizione della Top Digital Download italiana e viene certificato multiplatino per le oltre 60.000 vendite in digitale. Curiosità dell'anno, per la prima volta la scenografia del festival è stata progettata da una donna, Francesca Montinaro. Brava Francesca. Brava. Oggi ascoltiamo dalla voce di Elena Cammarone, orchestra Castellina Basi, molto molto brava, in gran forma, Non è l'inferno. Questa canzone devo dire ormai che ho riarrangiato, ho riarrangiato questa canzone, che è una canzone di un grande piemontese, come la presento durante tutte le mie serate, che era Freddy Buscaglione, ha fatto questa canzone, noi abbiamo fatto un arrangiamento speciale con una parte inedita che canta Paola. Devo dire che moltissime persone che ci seguono e che da tanto tempo conoscono molto bene anche la parte della Paola, al punto che c'era un nostro amico di Arezzo, sì, che la cantava tutte e due le parti. Sì, cambiando anche timbro vocale, timbro vocale addirittura. Comunque la canzone è straordinaria, guarda che luna, guarda. Oppure guarda, per voi da Luciano Nelli. Oh,
desiderarti tanto. E ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, che mare. Vi salutiamo, ciao, ciao a tutti, ci vediamo domani, mi raccomando, domani. Andate a ballare perché ballando si vive meglio. Quante emozioni fatte di canzoni.